Ciao fanciulle, bentornate sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere la tecnica migliore per applicare il rossetto, per non farlo andare nelle pieghe, non farlo sbavare, ma soprattutto per correggere le irregolarità che possiamo avere nelle labbra. Iniziamo con, primo passaggio, annullare un pochino le labbra. Questo ci serve per poi riuscire con la matita a creare una linea più regolare delle nostre labbra. Quindi se dobbiamo magari ingrandire il labbro superiore oppure rimpicciolire quello inferiore, dipende dalla forma delle nostre labbra. Quindi io vado a mettere un pochino di fondotinta. Adesso ne ho messo anche troppo. Però prima tolgo l'eccesso di burro cacao, così avevo messo un lip balm sulle labbra, poi prendo un po' di fondotinta proprio con il pennello con cui ho applicato il fondotinta, ma veramente poco. Adesso io qui nella mano ne ho messo tantissimo e vado, scarico un po' il pennello. In questo modo, bellissima, bellissima direi. E questo è l'effetto nude che si usava tantissimi anni fa, che non mi è mai piaciuto sinceramente. Non so a chi donava l'effetto, io lo chiamo cadaverico. Voilà. Così abbiamo annullato un pochino le labbra, quindi il contorno. Nel mio caso, come in molti casi sulle mie clienti, è quasi essenziale questo passaggio perché quando si hanno le labbra troppo pigmentate, ovviamente poi se non si fa questo passaggio è difficile andare poi a aggiustare appunto la bordatura delle nostre labbra, quindi a ingrandirle, a rimpicciolirle. Quindi in questo caso io così riesco a delinearle meglio. Poi prendo una matita bianca. Proprio esistono in commercio delle matite bianche da mettere sul contorno delle labbra, in questo modo. Questo ci aiuta maggiormente a far scivolare meglio la matita che andiamo a mettere e a non far sbavare il rossetto. Come vedete è trasparente, quindi anche se la mettete un po' fuori va benissimo. Poi prendiamo una matita per le labbra. Adesso si vede tanto nei video mettere le tinte labbra liquide senza la matita o anche i rossetti. Io vi consiglio, soprattutto se non siete esperte, di usare una matita per le labbra perché intanto perché è molto più semplice avendo una punta più piccola essere più precise rispetto che mettere direttamente, fare il contorno delle labbra direttamente dal rossetto o addirittura con una tinta labbra. A maggior ragione se utilizzate una tinta labbra, che sono appunto quei rossetti che non trasferiscono e rimangono lì tutto il giorno. Secondo me utilizzare una matita prima è ancora meglio perché riuscite a disegnare le vostre labbra in maniera ottimale. Quindi prendiamo la matita. In questo caso io non ho scelto una matita di un colore a caso, ma ho scelto una matita leggermente più scura del rossetto che andiamo a applicare, che tra l'altro è bellissimo, è della MAC. Adesso vi dico anche il nome, se lo riesco a leggere. Lo scrivo sotto perché sono ciecata, non lo vedo. Lo scrivo sotto nell'info box. Mettere una matita leggermente più scura. Cosa serve mettere la matita più scura? Perché se la mettiamo più chiara, il risultato sembrerà del rossetto sbavato. Se la mettiamo di un tono troppo più scura, il trucco comunque delle labbra invecchia e risulta, secondo me, un po' troppo pesante, quindi va mezzo tono, ma neanche leggermente più scura dello stesso e della stessa tonalità. Quindi in questo caso il rossetto è un violaceo, come potete vedere,
quindi anche la matita è un colore violaceo, un pochino più scuro. Ci sono diverse tecniche. Adesso vedo sui reel che impazzano con l'applicazione della matita, mettendo le labbra così e disegnandole. È molto bello. Peccato che poi quando rilasciate le labbra, cioè disegnate dei canotti, proprio perché avendole tirate, non è poi lo stesso disegno delle labbra, quando stanno in posizione normale. Per cui io lo farò normalmente. Nel mio caso ingrandisco leggermente di 1 mm il labbro superiore e invece in quello inferiore rimangono i bordi perché il mio labbro inferiore è più grande rispetto a quello superiore. Quindi se voi avete il contrario, basta appunto fare il contrario e ingrandirlo di pochissimo perché più lo ingrandite e più il risultato sarà artificiale e si vedrà nettamente dove finiscono le vostre labbra. Quindi potrà sembrare che invece le andate a rendere più omogenee, ma invece se ingrandite troppo, il risultato è invece di ottenere il risultato contrario in pratica. Risultato quanto l'ho detto? Quindi iniziate dal centro. In questo modo. Purtroppo non riesco a parlare ancora mentre metto la matita ed è un problema. Forse è l'unica cosa che mi fa star zitta. Ecco qua, così. E poi la parte sotto, come vedete, ho ingrandito solo di pochissimo. E la parte sotto uguale, dal centro verso l'esterno. Non vi preoccupate se sbagliate, poi con un po' di correttore si riesce assolutamente in un attimo a correggere, quindi non abbiate paura anche con le matite scure, rosse, viola, tanto con un po' di correttore, quello è il trucco, si riesce a correggere. Qua. Un'altra cosa importantissima è applicare la matita un pochino anche all'interno delle labbra, sempre perché rende poi il colore del rossetto più omogeneo, soprattutto se, come in questo caso, abbinate voi la matita al rossetto, ma non nasce così, dalla casa, per cui difficilmente si trova lo stesso punto di colore. Ma ne basta proprio poco, giusto per sporcare un po' le labbra, e in questo modo riuscite anche a capire come avete messo la matita? Avete una visione più ampia se c'è qualcosa di che non va bene. Ecco, come nel mio caso, ad esempio, visto che qua manca un pezzettino. Poi vado a sfumare. Mi raccomando, gli angoli, colorate gli angoli. Spesso vedo dei rossetti bellissimi, poi quando aprono la bocca, cioè gli angoli sono chiari.
Ed è brutto perché è vero che col tempo negli angoli è la prima parte che va via, perché parlando ecco qua, io ho ingrandito veramente di poco la parte superiore per rendere le labbra equilibrate. Vedo un brillantino che non riesco a togliere proprio al centro. Adesso, vabbè, lo lasciamo lì, si toglierà con il rossetto. Adesso prendiamo il nostro rossettino che abbiamo scelto di mettere, ma volevo vedere. Amorous, l'ho trovato, è anche perché è famoso, di MAC. Allora, si può mettere ovviamente dallo stick, ma riuscite a essere un po' meno precise. Quindi con il retro della matita, che c'è, ha un pennellino, questa tra l'altro è una matita di Collistar, dovrebbe essere, no, di Lancome, buonissima, mi piace tantissimo. Perché col pennellino riuscite ad andare appunto negli angoli e a non fuoriuscire dal vostro disegno. Come vedete, poi ovviamente le labbra prendono il colore del rossetto e non della matita. Proprio perché noi col rossetto andiamo anche al di sopra della matita, sul bordo. Proprio per non creare nessuno stacco. E prendendolo da qua è un pochino più difficile. Si riesce, magari con gli applicatori delle tinte labbra si riesce, col rossetto magari un po' meno. Però adesso tantissime matite per le labbra hanno già dietro il pennellino, quindi non dovete neanche andare a comprare un pennellino apposta. A me questo colore mi piace tantissimo perché all'interno ha una grande componente di blu e avendo messo il blu negli occhi, secondo me è molto armonioso. E in più perché ricordatevi che tutti i prodotti per le labbra che contengono dell'azzurro o del blu otticamente sbiancano i denti. Infatti, guardate i miei denti come sembrano molto più bianchi. Ecco qua. A me piace applicarne tanto di rossetto. Questo è un rossetto classico, quindi va via mangiando. Però questa tecnica la potete utilizzare, come vi dicevo, per tutti i tipi di rossetti, anche per le tinte labbra. Ecco qua. Nostro rossetto è messo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale perché tanto è gratuito e così non vi perdete nessuno dei miei video. Ciao!